Ieri sera il Consiglio dell'Unione ha approvato il documento unico di programmazione e il bilancio previsionale per gli anni 2021-2023. Si tratta di un atto amministrativo fondamentale per mettere l'ente in condizioni di operare in continuità rispetto all'erogazione dei servizi. Si tratta anche però di un gesto, di una scelta politica, rilevante che consente all'Unione dei Comuni, alla Giunta dei Sindaci, di costruire progettazioni che sono frutto di una condivisione davvero importante, costruita nel tempo in questo territorio. La nostra programmazione inevitabilmente risente dell'emergenza sanitaria e di tutto quello che questa ha comportato e comporterà. Quindi c'è uno sforzo, anche dal punto di vista economico, di dirottare le risorse dove più servono. Sicuramente la maggiore attenzione è stata dedicata alla persona, alle persone, un accompagnamento in termini di costruzione di servizi e di capacità di affrontare le fragilità e i momenti difficili che tanti di noi stanno vivendo. Il sistema delle imprese è stato sicuramente l'altro aspetto, è l'altra gamba del lavoro che abbiamo cercato di costruire. Abbiamo una forte consapevolezza della fatica che tante imprese anche nel nostro territorio stanno vivendo e insieme dobbiamo cercare di determinare le condizioni per uscire nel modo migliore da questa drammatica fase. Da un lato quindi la necessità di costruire risposte che parlano ai problemi, alle necessità di oggi, dall'altro però diventa un'esigenza ancora più forte proprio per la fatica che stiamo attraversando, è quella di pensare al futuro. Vuol dire sostenibilità ambientale, vuol dire pianificare il nostro territorio in modo anche sensibilmente diverso rispetto al passato, vuol dire parlare di innovazione tecnologica e non solo, di semplificazione. Le regole sono fondamentali per la vita di una comunità. Bisogna che siano regole certe e facili da seguire. C'è sicuramente un impegno, un lavoro che non sarà perfetto, sicuramente migliorabile nel tempo a venire. C'è però davvero una forte consapevolezza del ruolo che anche gli enti locali possono esercitare in questa difficile sfida. L'ultima riflessione è quella delle nuove generazioni, se pensiamo a quello che sta succedendo ai nostri ragazzi e alle difficoltà del mondo della scuola, quando parliamo di ambiente, di sfide del futuro, di innovazione, di nuove imprese, di start-up, parliamo delle ragazze e dei ragazzi di questo territorio. Dobbiamo coinvolgerli per cercare di capire insieme quali sono le piste da tracciare per il prossimo futuro e per rendere davvero loro protagonisti.